Ma adesso voglio che Diego ci parla un po' delle sardine da Benetton. Diego, ma questi, cioè voglio dire, le sardine nascono come... Vanno come dove gli pare, scusami. E sono andate a farsi i party da Benetton con tanto di foto ricordo di Oliviero Toscani. Ma Diego, ma veramente sta cosa ci ha impressionato? Io credo che allo stato dell'arte non si possano nemmeno più definire sardine. Premesso che era già... goffo e inequivocabile il termine sardine, che allude ai pesci che si muovono a banchi. Abbiamo perso Diego? Abbiamo perso, adesso lo riprendiamo. Sì, già immaginiamo cosa vuole dire Diego, cioè vuole dire che si muovono a banchi e che vengono mangiati poi dagli squali e dalle balene, immagino. Adesso lo riprendiamo. No, sì, anche... Io ho detto, dico, ma è un fotomontaggio. Io avevo pensato a un fotomontaggio, ma invece un fotomontaggio è. Diego, sei tornato, che dicevi? Le sardine, quindi... No, direi che non si possono neanche più definire sardine, perché già era goffo e inequivocabile il termine sardine. Le sardine nuotano a banchi seguendo le correnti e fuggono dinanzi al primo ostacolo. Ma già questo era evocativo. Ma non si possono neanche più definire sardine dopo la foto alla corte dei miracoli dei Benetton. Si possono ormai definire soltanto pesci pagliaccio, rimanendo sempre nell'ambito delle specie ittiche. Pesci pagliaccio perché effettivamente hanno svelato una natura adattiva rispetto al potere, non che ne avessimo ancora dubbi, perché effettivamente il segreto per capire le sardine, l'abbiamo già detto e lo ripetiamo, sta in questo: esse lottano contro tutto ciò che possa lottare contro il globale capitalismo e quindi, negando la possibile negazione del sistema, finiscono per riaffermare il sistema stesso. Sono il dissenso amico del potere, che quindi conferma il potere stesso nell'atto con cui finge di dissentire. E ora la foto che le immortala con i Benetton è emblematica, e con Toscani, il vate fotografo del globalismo infelice, degli United Colors, che sono i colori policromi della globalizzazione, dietro i quali si nasconde sempre il grigio del nichilismo a forma di merce. E quella foto non è una foto rubata. Si sono messi in posa fieramente, segnalando inequivocabilmente che quello è il loro orizzonte di senso. Gli United Colors della globalizzazione, con appunto lo sgargiare. Ma è un'ingenuità, secondo te? È stata un'ingenuità da parte loro, non pensando a cosa sarebbe successo, insomma, dopo quello scatto? Direi di no, perché non sono ingenue le sardine. Secondo me è la rivendicata e compiaciuta ostentazione del fatto che ce l'hanno fatta, sono entrati nelle stanze del potere, sono amate e riconosciute dal potere, è evidente. Il potere che per loro è il lato buono, naturalmente, perché il potere degli United Colors, della globalizzazione, del cosmopolitismo, per loro il male è il populismo sovranista, cioè le masse plebee che ancora chiedono diritti sociali e salari, che chiedono sovranità nazionale, non mercato cosmopolitico degli United Colors, e quindi hanno dalla loro il punto di vista del potere, quindi loro non si devono nascondere rispetto a Benetton, loro si identificano appieno nel potere global capitalistico, lo rivendicano pienamente, tutta la loro campagna elettorale di quello si è trattato era contro il populismo sovranista, quindi contro chi sta in basso e a favore di chi sta in alto. Quella foto non tradisce le sardine, ne esibisce coerentemente la vera vocazione, il vero posizionamento nel diagramma dei rapporti di forza. Non chiamate le sardine, sono pesci pagliaccio. È vero. Ma Diego, ma secondo te ormai tutte le persone che ambiscono alla vetrina della televisione, della politica, eccetera, poi alla fine hanno l'unico interesse che è quello di entrare nelle stanze del potere o nelle grazie dei potenti per avere vantaggi economici e personali? Dunque, vi ricordate sicuramente, sempre per rimanere in ambito ittico, la chiusa favolosa del primo Fantozzi, che diventa l'impiegato nell'acquario dei padroni. Ecco, le sardine sono entrate anche loro nell'acquario dei padroni e nuotano felici tra gli agi e le correnti della globalizzazione.
c'è una tendenza effettivamente dominante a assecondare l'ordine dominante, perché premia assecondare l'ordine dominante, ti garantisce la cornucopia di beni e di successo, ti garantisce una panoplia di conseguenze positive come il monologo in prima serata, l'accesso permanente ai punti nevralgici della comunicazione dello spettacolo. Quindi è meglio dal punto di vista di molti una quieta e confortevole servitù densa di vantaggi economici e non, ma vi sono anche quelli come noi che alla quieta servitù preferiscono la pericolosa libertà. Bello, io concluderei con questa che è perfetta. Questa immagine, questa metafora. La pericolosa libertà, hai detto proprio bene. Oggi la libertà è pericolosa. Oggi un uomo veramente libero deve affrontare dei pericoli che lo schiavo non ha. E a proposito di schiavi, io volevo raccontarti una cosa, ma lo faremo la prossima settimana perché sono le 12:04 e troppo tardi, ma oggi siamo più pieni di schiavi, oggi crediamo di essere liberi, Diego, ma io credo che oggi siamo molto più schiavi di quanto lo eravamo prima. Sì, chiamiamo libertà il nostro non essere in grado di vedere le catene che portiamo addosso. Esattamente. Grazie Diego, grazie. Buona giornata Diego Fusaro, Fabio buona grazie giornata Diego. Anche a te, ciao a tutti. Alla prossima settimana, tra poco il dottor Mauro D'Ambrogio, grazie. Il fisco sereno, ricordo